Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale. Di queste grandi città turistiche che vivono di turismo d'estate e poi d'inverno si barcamenano. Cioè qui bisogna che facciate, coinvolgete gli albergatori che saranno quelli che hanno, che creano la politica vera della cittadina, di fare progetti diversi, di non fare cemento, supermercati, di creare mobilità elettrificata. Insomma, sono le stesse cose, siete 500.000 credo in estate, non so che tipo di popolazione c'è, 500.000 in estate e 25.000 in inverno. Avete centri commerciali, leggo un attimo, trasporti, ecco la navetta per i trasporti, se avete già il mare, noi cerchiamo di farlo in Liguria perché ci viene naturale fare i piccoli trasporti via mare. E quindi si tratta di applicare un po' il buon senso, io comincerei a mettere cittadini dentro, cittadini che decidono che cosa fare con bilanci partecipativi e referendum propositivi senza quorum, diciamo sì al supermercato o no. Avete l'ospedale, ecco, fanno tutti così con gli ospedali, chiudono quello che è in centro, che è comodo, che il vecchio arriva lì normale, per farne uno in periferia e scaricare sotto magari rifiuti tossico-nocivi, perché oggi costruire significa avere un valore aggiunto su quello che gli sotterri sotto. A Como hanno fatto un ospedale, ci hanno messo i rifiuti dell'amianto, quindi è pazzesco, la sanità va vista in un altro modo, se c'è già lì si potenzia un attimo, si applica per la sanità dei principi che sono nel nostro programma, cioè di tenere aperte le sale operatorie dalle 8 alle 20, per esempio, non chiuderle e depistare con le code il lavoro dei dottori negli ambulatori privati. I medici devono fare ambulatorio, quelli di famiglia, ambulatorio negli ospedali, vedere un attimo di vedere quanti parti si fanno, quanti parti, quanti esami, quanti RX, quante diagnosi si fanno, c'è un eccesso di diagnosi, bisogna anche vedere un attimo la popolazione di che si autoregoli come salute, non servono poi tante medicine, tanti ospedali e tanti dottori, si comincia a fare uno stile di vita normale, quindi il cemento non va bene, si fanno piste ciclabili, si crea il movimento, insomma lo sapete meglio di me. Io non sono potuto venire, siete venuti qua in questa meravigliosa piazza, pioveva, non se n'è andato nessuno, la piazza era strapiena, quindi ce la stiamo facendo, stanno morendo di terrore, il terrore, incutiamo il terrore.